Dopo una diffida rivolta a Sei Toscana e ad Ato Rifiuti, ho ritenuto opportuno insieme alla mia giunta di procedere con questo esposto denuncia alla Procura della Repubblica, perché questi conclamati disservizi ormai sono sicuramente noti a tutti e non sono più sufficienti le rassicurazioni che provengono da Sei Toscana, dalle quali si desume che siamo vicini alla normalità. Nonostante i servizi straordinari di ritiro rifiuti annunciati da Sei Toscana per lo scorso weekend, in alcune zone periferiche i cassonetti continuano a straboccare, come nel comune di Castiglion Fiorentino, dove il sindaco Mario Agnelli ha presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Arezzo per i disservizi causati da Sei Toscana nelle ultime settimane. Questo non è un mancato ritiro di qualche giorno, ma probabilmente di qualche settimana. Soprattutto le periferie sono magari meno visibili, ma soggette a questa grave, purtroppo questo grave disagio. Disagio che secondo noi non può esistere, visto e considerato che solo nel 2017 abbiamo versato qualcosa come 1.950.000 per il solo comune di Castiglion Fiorentino. Quindi credo che a questo punto l'autorità giudiziaria dovrà fare luce su queste responsabilità, perché non siamo, è un eufemismo, per niente contenti di questo servizio che ci viene reso, e se ci sono motivi da un punto di vista gestionale interno legati alla somministrazione di personale, beh, noi questo problema non lo dobbiamo e non lo possiamo subire. C'è stata una turbativa nella gestione del rapporto contrattuale che ha fatto saltare quelli che erano gli orari, i giorni prestabiliti per la raccolta differenziata, con un grave disorientamento da parte dei cittadini, che non sapevano ovviamente se passava qualcuno, se sarebbe rimandato di una settimana, di un giorno, e quindi questo regime a cui si dovrebbe essere tornati in questo momento noi lo contestiamo tutt'oggi, e credo che a questo punto sarà anche compito dell'autorità giudiziaria capire di chi sono le responsabilità. Il decreto dignità, che ha lasciato a casa più di un centinaio di lavoratori, maggiori afflussi turistici in alcuni comuni, così Sei Toscana nei giorni scorsi aveva spiegato i disagi che si erano venuti a creare in alcuni comuni, parlando comunque di situazione sotto controllo. Non possiamo accettare che sia il decreto dignità la causa di questo disservizio. Questo utilizzo eccessivo o comunque reiterato del lavoro interinale è un fatto interno a Sei Toscana, non sta a me o non sta ai comuni giudicare come si attinge a questo tipo di manodopera, e non può essere sicuramente il flusso turistico in questo momento la causa scatenante di questo fenomeno. Questo è stato frutto probabilmente di una cattiva organizzazione interna, che ha comunque provveduto qualcuno a porre un rimedio estemporaneo, ma la soluzione definitiva in questo momento credo che sarà oggetto di lunghe e appropriate riflessioni anche nelle sedi preposte, compresa l'Assemblea dell'Ato e quelli che sono gli organismi nei quali tutti i sindaci e tutti i comuni possono esprimere la loro.